Ciao a tutti e bentornati su Crash History. Oggi, come avrete visto dal titolo, andiamo a raccontare tre tattiche di battaglia particolarmente efficaci nella storia, andando anche a raccontare gli esempi delle battaglie in cui sono state attivate e sono state messe in campo. Ma è doverosa una premessa. In realtà andiamo a coprire con questa spiegazione, come in realtà mi capita in altri video del genere, l'arco temporale che va dal mondo antico fino alla prima guerra mondiale. Quindi quando parlo di battaglie della storia, abbiate in mente questo arco temporale, che è sicuramente molto largo, ma non copre tutto quello che è successo dalle due guerre mondiali fino ai giorni nostri, perché sappiamo che con le guerre mondiali il modo di combattere una battaglia è cambiato profondamente ed è quindi molto difficile fare dei ragionamenti che possano essere accomunati ad altre epoche. Certe cose da un certo punto di vista tornano lo stesso, però preferisco pensare a questo ventaglio storico, che quindi va dall'antichità fino alla prima guerra mondiale, allo scoppio della prima guerra mondiale, e che comunque è amplissimo. E infatti, nonostante ovviamente nel corso dei secoli, il modo di fare la guerra sia cambiato profondamente più volte, e quindi siano cambiate le scale degli eserciti, gli armamenti e quant'altro, in realtà ci sono un paio di elementi comuni che ci permettono di parlare di tattiche più efficaci della storia, o almeno quelli sono quelli che ho individuato io. Questo video nasce fondamentalmente da riflessioni legate allo studio e alla lettura di tante tante battaglie. E andiamole a vedere allora alla lavagna. Nella famigerata lavagna vi ho preparato infatti, con le palline rosse e i pallini blu, vi ho preparato quella che è una classica situazione di battaglia. Se infatti la nostra lavagna, il nostro spazio bianco è il campo di battaglia che nel corso dei secoli può essere stato più grande, arriviamo nelle guerre dell'Ottocento a campi di battaglia anche di diverse decine di chilometri di estensione, mentre invece magari nell'antichità con eserciti più piccoli abbiamo campi di battaglia più ristretti, ma possiamo pensare che in generale il campo di battaglia sia questo in bianco e che gli eserciti si siano schierati, quelli in blu e quelli in rosso, lungo due linee orizzontali che vanno a coprire l'intera estensione del campo. Adesso che quelle in rosso e quelle in blu siano legioni romane, quadrati di picchieri o linee di fanteria napoleoniche, poco cambia. Da sempre l'idea nel posizionare le truppe in battaglia è stata quella di un'estensione in orizzontale che serviva a coprire tutta la larghezza del campo. È ovvio che se tu non copri tutta la larghezza del campo, ma fai uno schieramento del genere, è facilissimo accerchiarti, per cui a meno che non sei su una montagna, a meno che qui non hai degli ostacoli naturali, un fiume, delle fortificazioni, quel che è, in genere l'idea è sempre quella di due schieramenti, di due linee orizzontali che si fronteggiano l'uno con l'altra. E allora, se questa diciamo è in genere la posizione di partenza base standard per ogni battaglia, qual è la cosa più standard che puoi fare? Beh, la cosa più standard è andare ad avere una battaglia frontale, una battaglia di attrito in cui le pedine si muovono uniformemente l'una contro l'altra e quindi tu hai dei compartimenti sparpagliati in maniera perfettamente omogenea lungo tutta la linea. Ma questa appunto è la cosa più banale da fare, una cosa che si è ripetuta ovviamente più volte in tante grandi battaglie della storia, che sono state queste battaglie d'attrito, uno scontro frontale tra due linee che vanno a collassare l'una nell'altra,
Ma se, diciamo, vogliamo individuare le tattiche più efficaci della storia, ecco che noi dobbiamo partire da questa situazione, che è quella base, e andare invece a individuare tutte le varianti che possono portare ad un risultato più immediato, più diretto e più efficace. E allora, che cosa si può fare di più intelligente? Beh, in realtà le possibilità qui sono tre. La prima che ho individuato è quella dell'accerchiamento, la seconda è quella dell'attacco laterale e la terza è quella dello sfondamento centrale. E adesso andiamo a vedere queste tre tattiche più nel dettaglio con gli esempi pratici. Il sogno di ogni grande condottiero in una battaglia è sicuramente quello di accerchiare il proprio nemico. Se si riesce a accerchiare l'avversario, beh, si ha la vittoria praticamente in tasca, perché un avversario che a un certo punto si trova il nemico alle spalle, in genere crolla innanzitutto psicologicamente e due si trova nella condizione materiale sostanzialmente di non poter fuggire, di vedersi tagliata la linea di ritirata dietro verso il proprio campo, no? Quella che quando leggi le versioni di latino che parlano di battaglie, venivano chiamate le salmerie. E quindi il classico aggiramento, quando si parla di aggiramento nella storia militare, tutti i comandanti dall'antichità ai giorni oggi pensano a una battaglia, che è la battaglia di Cannae. Nel caso della battaglia di Cannae c'è un'opera di geniale di Annibale. Sappiamo che nella battaglia di Cannae uno scontro tra le legioni romane e le forze di Annibale, che arrivate in Italia, infliggono una sconfitta disastrosa ai romani, appunto accerchiando e distruggendo l'intero esercito romano. E in quel caso, per ottenere un accerchiamento perfetto, Annibale sfrutta le ali. Sfrutta cioè i reparti di cavalleria sui fianchi. Adesso immaginate che in rosso ci siano i romani e in blu ci siano i cartaginesi. Il tipico schieramento di un esercito di all'epoca era con la fanteria nel centro, che sarebbero in questo caso le pedine blu più piccole, e con la cavalleria ai lati, che in questo caso sarebbero le pedine blu più grandi, ma anche le pedine rosse più grandi. Cosa fa quindi Annibale nel momento in cui affronta le legioni romane? I romani attaccano, si avvicinano, i soldati cartaginesi arretrano, i romani quindi avanzano sempre di più, ma lo scontro decisivo viene giocato sulle ali. La cavalleria di Annibale è molto più forte e molto meglio attrezzata della cavalleria romana. La cavalleria quindi qui vince i due scontri sulle ali, le ali romane vengono mangiate via e il risultato, con la fanteria cartaginese che intanto arretra e si fa incalzare, è che i cavalieri di Annibale sono così ben disciplinati dopo la vittoria di non andare a saccheggiare il campo romano che magari si trova qua dietro, ma da tornare indietro e andare a completare quello che diventa l'accerchiamento delle forze romane, che vengono così praticamente accerchiate in questa situazione e infine distrutte. Questo è l'accerchiamento che si pensa sempre in tutte le battaglie, quindi un'azione decisiva sui fianchi per poi andare indietro a accerchiare completamente il nemico. In realtà è una cosa che poi tanti generali hanno ritentato nella storia, ma che è sempre stato difficilissimo riattuare, anche perché in realtà non sappiamo nemmeno, come spesso accade quando ricostruiamo le battaglie, quanto lo stesso Annibale in questo caso abbia premeditato questa azione fin dall'inizio, o quanto in realtà, come molto spesso accade, le cose non si siano evolute in questo modo stesso nel corso della battaglia. In ogni caso, sicuramente questa resta una delle tattiche
più micidiali della storia e quelli a cui si sono ispirati tutti i grandi condottieri. Ma ritorniamo alla nostra situazione base, quindi con i due eserciti distesi e schieratisi in larghezza l'uno davanti all'altro. Se quindi una possibilità è, abbiamo detto, attaccare sui lati, sfondare nei lati per poi accerchiare il nemico, l'altra grande tattica che si è spesso e più volte provato ad applicare, a volte con dei risultati particolarmente brillanti nella storia, è quello di un attacco molto concentrato sul lato. Quindi, anziché fare la cosa più banale di avere un attacco omogeneo con uguali forze che attaccano ogni punto dello schieramento nemico, invece provare a concentrare il grosso delle proprie forze su un lato, in questo caso i blu che attaccano qui, e invece avere meno forze che attaccano lungo il resto della linea. Questo che vuol dire? Vuol dire che se tu qui sei abbastanza bravo da reggere e da tenere botta in inferiorità numerica, qua però puoi dare un colpo decisivo così forte, perché sei in superiorità, da sconfiggere i tuoi avversari, sfondare la linea nemica su un lato e a quel punto andare a sempre, si ritorna sempre all'idea dell'aggiramento, andare a prendere alle spalle i tuoi nemici e a quel punto mangiarteli l'uno dopo l'altro in questo modo. Quindi l'idea dell'altra grande tattica fondamentale della storia è quella di fare forza su un lato in particolare dello schieramento nemico. E questo è sostanzialmente spiegato in maniera molto semplice il concetto dell'ordine obliquo, quell'ordine obliquo che è stato inventato per la prima volta da Epaminonda, dal grande generale tebano che vinse nella battaglia di Leuctra proprio in questo modo, e che poi è stato ripreso più volte nel corso della storia. Questa stessa tattica, quindi, di fare forza su un punto dello schieramento avversario, usata in un modo un po' più diverso, è fondamentalmente la tattica con la quale Federico II di Prussia, Federico il Grande, uno dei più grandi condottieri della storia, ha ottenuto alla testa delle armate prussiane alcune delle più brillanti vittorie dell'intero XVIII secolo, diventando uno dei generali migliori della storia. Il punto è sempre lo stesso: fare perno e fare forza su un lato, magari quello più debole, dello schieramento avversario per sfondare lì. Tra l'altro, se volete un video di spiegazione più dettagliata dell'ordine obliquo di Federico II il Grande, è già presente sul canale, l'ho già fatto un po' di tempo fa, per cui potete lì andare a recuperare poi i dettagli di quella disposizione e sicuramente poi a breve tratterò anche di alcune delle battaglie più brillanti di Federico il Grande, come Rosbach o Leuthen. Terza variante, quindi, e terza tattica fondamentale è quella invece dello sfondamento centrale. Quindi l'idea è che la pressione più forte e il colpo decisivo non viene sferrato su un lato, ma viene sferrato al centro. Capite anche qui che l'effetto è devastante nel momento in cui una tattica del genere riesce, perché se io facciamo finta, ecco che qui c'è il conflitto, e io riesco qui ad avere la meglio e a sfondare al centro i rossi, io praticamente vuol dire che creo qui in mezzo un buco, vedete proprio tra le pedine rosse, un buco nello schieramento avversario che viene spaccato in due metà, e poi a quel punto posso andare a chiudere con le mie forze entrambe le metà dello schieramento. In genere, un esercito che si spacca in due parti è un esercito che è perso perché è impossibile controllarlo in battaglia, è facilissimo da girare proprio perché non copri più con le tue truppe la totalità del campo. In genere, quando ottieni questo,
la battaglia è vinta. E allora nella storia di modi per ottenere questo tanto famigerato sfondamento centrale e riuscire a accaparrarsi la vittoria sull'esercito nemico sono stati inventati tantissimi. Un esempio tipico è il caso della battaglia di Gaugamela, la battaglia combattuta tra Alessandro il Macedone e i persiani di Dario, il re dei re, e che ha segnato una delle vittorie più clamorose di Alessandro. In quel caso, qui vi ho rappresentato in maniera veramente estremamente semplice la situazione. Chiedo perdono ai puristi che sicuramente sapranno che questa è una semplificazione. Se vediamo che in blu ci sono i Macedoni e in rosso i persiani, nel momento principale della battaglia, nel momento cruciale, si era venuta a creare una situazione di svantaggio per i Macedoni, perché avevano qui un'ala guidata da Parmenione che era in estrema difficoltà contro i Persiani, qui c'era un'altra ala che sempre stava combattendo i Persiani, qui in mezzo si era venuta a creare un vuoto. Erano le truppe di Alessandro che fondamentalmente avevano un buco al centro. Ma Alessandro fa una cosa notevolissima, e questo vi fa capire come poi a volte in battaglia non è solo una questione di tattiche, ma è una questione anche di livello qualitativo dei soldati. Prende il meglio della sua cavalleria guidata da lui stesso, i suoi stessi compagni d'armi, e li porta. Li manda a caricare, facciamo finta che questo cerchio blu sia la cavalleria di Alessandro, li manda a caricare il centro di Dario, attaccando direttamente il punto in cui si trova l'imperatore persiano. In quel caso, questa singola azione estremamente coraggiosa e questo attacco alla persona di Dario crea una minaccia così tale da far arretrare Dario, da far sfondare qui la linea e quindi da creare la situazione opposta per cui Alessandro riesce a sfondare qui la linea persiana e poi riesce a tornare indietro, deve rinunciare all'inseguimento, ma deve tornare indietro per dare manforte ai suoi. Quindi questo è stato proprio un classico caso in cui con un colpo da maestro, un atto particolarmente coraggioso e audace di un singolo grande generale si è ottenuto lo sfondamento centrale. Ma a volte, invece, nella storia di un grande atto di audacia, si può ottenere lo sfondamento al centro dell'avversario con un atto di astuzia, ed è quello che invece ha fatto Napoleone nella battaglia di Austerlitz. E allora, se facciamo finta che in blu c'è la grande armée di Napoleone e in rosso ci sono gli austro-russi guidati da Kutuzov nel 1805 sulla piana di Austerlitz, in quel caso, per ottenere il tanto famigerato sfondamento centrale, Napoleone usa un trabocchetto. E il suo trabocchetto è quello di mostrare un esercito sbilanciato, cioè un esercito che non è schierato uniformemente lungo il campo di battaglia, ma a mostrare un esercito che è più debole su di un lato. Vedete, qui c'è solo una pedina, mentre invece qui ce ne sono tante. Qual è quindi l'inganno? L'inganno è che gli austro-russi, vedendo la pedina isolata, vedendo qui il punto di debolezza, incominciano a attaccare e a caricare principalmente su questo lato. Quindi attaccano a qui, ma l'inganno viene presto svelato perché Napoleone viene salvato da truppe fresche che arrivano al rinforzo e che lui sperava, aveva fatto questa scommessa che sperava che sarebbero arrivate, ovvero il terzo corpo d'armata di Davout. Arrivano quindi le truppe fresche che vi rappresentano con questo pallino e qui i francesi tengono. Il risultato è che quindi gli austro-russi continuano a attaccare, attaccare, a insistere su questo lato finché, la vedete già visivamente, qua si è creato un buco.
C'è una parte di esercito che è qui e un'altra parte che è qui. Si è creato lo spazio al centro. Per cui Napoleone attacca proprio qui, in questo spazio centrale, sconfigge i russi che sono qui al centro e ottiene il tanto famigerato sfondamento centrale nella piana di Austerlitz. Per cui gli austro-russi vengono in questo caso annientati. È sempre una questione di spazi e di uniformità nella distribuzione delle truppe sul campo di battaglia e di coprire tutti i buchi. Ecco che quindi attacco laterale, accerchiamento e sfondamento centrale sono i tre grandi temi, le tre grandi tattiche su cui tutti i generali della storia hanno cercato di apportare delle loro variazioni, dei loro cambiamenti per cercare di distruggere l'esercito nemico. Erano i tre grandi temi che un po' tutti avevano in battaglia e che quando sono riusciti hanno in effetti portato a dei risultati clamorosi come quello che vi ho raccontato, tratti da alcune delle più famigerate battaglie della storia. Per questo video è tutto, vi aspetto nei commenti se vi vengono in mente altre battaglie che si rifanno a questi tre grandi schemi che vi ho individuato. Spero di essere stato di aiuto per capire alla fine quelli che sono degli elementi di base che, al di là di tutti i cambiamenti che ci sono stati nell'arco dei secoli, nell'arte della guerra, hanno continuato a ritornare a ripetersi. E per il resto, io vi aspetto al prossimo video, invitandovi come al solito a iscrivervi al canale se questo tipo di argomenti vi interessano. Alla prossima!